25 marzo 2018 Milano. Difficile dire se quello degli esports sia un fenomeno ancora in rampa di lancio o se, ormai, lo si possa considerare già consacrato. Resta il fatto che è stato capace, in breve tempo, di infiltrarsi tra le maglie della società e di raggiungere livelli di pervasività sorprendenti anche per i suoi più speranzosi sostenitori. Viva Las Vegas Elvis Presley, in questo caso c'entra poco, ma il titolo del film del 1964 di George Sidney sarà probabilmente l'esclamazione passata per la testa di ogni appassionato nel leggere che anche la capitale mondiale del gioco d'azzardo e dell'intrattenimento tout court ha deciso di omaggiare gli esports. Il 22 marzo scorso l'hotel Luxor ha infatti inaugurato la Esports Arena, la prima sede permanente dedicata agli esports sulla Strip, la famosa strada su cui si affacciano i più prestigiosi hotel della città. Un'immagine della Esports Arena ospitata all'interno dell'hotel Luxor. Le caratteristiche: l'Esports Arena sarà composta da un'unica struttura modulare che le consentirà di ospitare eventi dalle piccole alle grandi dimensioni. Parliamo infatti di uno spazio di circa 2.800 metri quadrati che potrà essere affittato come sede di tornei e dotato di uno studio di registrazione televisivo. Una scelta avveduta, visto che nell'economia degli esports è particolarmente importante la loro capacità di mostrarsi su servizi video quali Twitch e YouTube. Si comincia con FORTNIT e nella vita, si sa, è importante partire col piede giusto. Ragione per cui l'organizzazione ha deciso di ospitare, il prossimo 21 aprile, un torneo dedicato a Fortnite, il videogioco del momento. L'ospite d'onore sarà il famoso streamer Ninja, che si getterà nella mischia, duellando con gli altri contendenti. Ancora da definire i dettagli della competizione, ma si parla di un montepremi complessivo da $50.000 e di $2.500 al vincitore di ogni partita. Ninja ha comunque dichiarato che, nel caso sia lui a vincere, devolverà il ricavato in beneficenza. Indubbiamente un bel gesto, ma parliamo pur sempre di una star di Twitch che, stando a una recente intervista rilasciata a Forbes, ha affermato di guadagnare oltre 500.000 di dollari al mese.